Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video, spacchettiamo. Ho rifatto un ordine sul sito Macrolibrarsi. Avevo già registrato un video qualche mese fa, sempre per degli acquisti fatti su questo sito. Vi lascio il link qui sotto, nell'info box. Allora, in questo ordine che ho fatto non ci sono generi alimentari, perché mi sono dimenticata. Volevo riacquistare la mia crema di burro d'arachidi, ma mi sono dimenticata, quindi penso che molto presto rifarò un nuovo ordine. E loro sono stati velocissimi perché nel giro di due o tre giorni mi è arrivato tutto a casa. E quindi niente, cominciamo subito. Alcune cose, penso una o due, le ho riacquistate, mentre altre sono tutte cose nuove. Ok, quindi il pacco è questo, è piuttosto grande e lo andiamo a aprire. Per comodità lo sposto. L'imballaggio è tutto di carta. Cominciamo. Prendo proprio le cose che ci sono qui in alto. Allora, questo è un trattamento di bellezza di Puro Bio. È una crema che serve ad andare a preparare i capelli per fare la piega dopo che li sia lavati. Rende i capelli morbidi e lucenti, e vi posso assicurare che è così, perché appunto mi sono trovata da subito bene e ha evitato che io arrivassi per l'ennesima volta dalla parrucchiera con i capelli ultra secchi. E in più, allora, cosa vi posso dire? Contiene burro di karité, olio di oliva e passiflora, e quindi aiuta a proteggere i capelli appunto dallo stress del calore provocato dalla piasta piuttosto che dal phon. Ho acquistato questo scrub del corpo di Veleda, spero che si pronunci così. È uno scrub quindi esfoliante per il corpo ed è a base di betulla. Questo si può utilizzare sotto la doccia e ha un'azione sfoliante grazie alle perle di cera di carnauba e cera d'api. È un prodotto bio con ingredienti naturali, e sì, ingredienti al 100% di origine naturale. Ecco, allora, sempre del marchio Puro Bio, questo non so se lo vedrete, nel caso magari vi faccio una clip più da vicino. Questo è il mascara, perché appunto stavo quasi terminando quello che ho di Clio Makeup e ero curiosa di provare questo di Puro Bio. Glorious Mascara volumizzante ultra black. Ne ho sentito parlare bene, quindi volevo provarlo. Poi, sempre per i capelli, ho acquistato questa crema per capelli ristrutturante. Questa è del marchio Biofficina Toscana, con pomodoro e carota bio toscani. Ero troppo curiosa di provarlo. Praticamente è una crema capelli che si può mettere proprio sui capelli sui capelli asciutti, quindi è una crema che appunto è come se fosse una crema a mani, solo che per i capelli. E infatti è senza risciacquo e ha un'azione ristrutturante, idratante e protettiva. Anche questa, usata dopo il lavaggio, protegge i capelli da fattori esterni lasciandoli morbidi, elastici e setosi. Vabbè, viene consigliato di utilizzarla appunto dopo aver lavato i capelli e di applicarla sulle punte umide e poi di passare all'asciugatura. Però appunto nei consigli d'uso dicono che si può utilizzare anche sui capelli asciutti. E avevo pensato di acquistarla perché appunto andando incontro all'inverno comunque i miei capelli risentono molto dell'umidità, quindi mi diventano molto crespi. Io, ecco, sono sincera, i miei capelli li maltratto un po', non li seguo molto, non ho mai utilizzato molti prodotti per i capelli.
però appunto volevo iniziare a prendermene un po' cura e quindi avevo pensato che appunto per quest'inverno mi sarebbe servito un prodotto in più per andare comunque ad aiutarli. Allora, sempre restando in tema capelli, questa è una lozione anticrespo districante. Questo è con vinacce ed olive bio toscane. Appunto, sempre per il di solito discorso che vi facevo prima, quindi avevo preso questa combo sia per quanto riguarda la crema per i capelli, sia proprio per la lozione anticrespo, sempre del marchio Bioficina Toscana, non so se l'ho già detto. Consiglio d'uso: spruzzare il prodotto sui capelli lavati e tamponati, quindi districare. Anche questo si può utilizzare sui capelli asciutti. Allora, sempre nel reparto bagno ho acquistato sia per me sia per Giampi questi bagno doccia solidi. Questi due. Questi sono del marchio Ethical Grace. Io ne avevo acquistato un altro e mi sono trovata decisamente bene. Poi comunque mi è durato a lungo perché appunto questi bagni doccia solidi magari hanno un costo più elevato rispetto a quelli tradizionali, però durano molto molto di più. Quindi appunto quello l'avevo terminato e ho preso due profumazioni diverse. Questo è all'erba della tigre ed è un bagno e crema doccia solido per pelli problematiche. È all'olio essenziale di tea tree, estratto di centella asiatica e olio essenziale di rosmarino. E aiuta a preservare in buona salute la barriera protettiva naturale della pelle. Mentre quest'altro è bagno doccia ai 5 petali, solido ultra delicato per pelli secche e contiene olio di cocco, estratto di malva e olio essenziale di geranio. Vabbè, anche questo sì, ok. Aiuta a preservare in buona salute la barriera protettiva naturale della pelle. Volevo provare anche queste due profumazioni. E perché appunto con l'altra, come vi dicevo, mi sono trovata molto bene. Poi dovrei aver finito. Ah, no. Ah, ecco, questa è una chicca, perché sinceramente non avevo idea che esistessero. È di Officina Nature. Questo è un dentifricio solido in pastiglie. Sono molto curiosa di provarlo. Profumazione di menta e sono veramente curiosa. Adesso lo apro. Ecco, appunto, mi piaceva che fosse in un vasetto di vetro e che non ci fosse la classica confezione in plastica. E appunto sembra che allora bisogna masticare una compressa con gli incisivi, si spazzola per 2 minuti con uno spazzolino bagnato e poi si risciacqua. Un flacone di questo dentifricio equivale a 2 tubetti da 75 ml e al suo interno ci sono, non so se era specificato, no, non c'è scritto quante pastigliette sono, però se non sbaglio sul sito veniva indicato, quindi nel caso ve lo scrivo qui sotto. E niente, questa sono veramente curiosa, veramente. Poi diciamo che per quanto riguarda i prodotti di igiene personale abbiamo terminato. Adesso vi mostro i prodotti che riguardano la pulizia della casa. Allora, ho preso un po' di ricariche di alcuni prodotti che ho già acquistato e che mi sono trovata veramente bene e quindi ve li consiglio. Ho preso due ricariche di sgrassatore della Green Natural. Questo è con oli essenziali di tea tree e limone biologici. Appunto, come vi dicevo, è una ricarica e serve appunto come sgrassatore per la pulizia della casa. È super super profumato, veramente ottimo. Questo marchio ha veramente delle ottime profumazioni, mi piace veramente tantissimo. Mentre quest'altro
È un multiuso, è più igienizzante. Secondo me sono sempre due ricariche, sempre del marchio Green Natural. Questo appunto è un multiuso con olio essenziale biologico di menta ed eucalipto all'ossigeno attivo. Allora, io questo fino ad ora l'ho utilizzato per la pulizia del bagno, però effettivamente si può utilizzare anche proprio per le pulizie di casa generali. Ah, ecco qua lo specificano, è adatto alla pulizia e sanificazione di sanitari, rubinetti, cromature, box doccia, piastrelle, piani di cottura, acciaio inox e addirittura pavimenti. Può essere utilizzato anche come smacchiatore e igienizzante per la biancheria, quindi è proprio veramente un super super multiuso. E anche questo ve lo consiglio perché appunto mi sono trovata molto bene. Ah sì, non vi ho detto, allora, la ricarica, sono da 500 ml, tutte e due le ricariche. Per quanto riguarda invece la biancheria, per chi non lo sapesse, io praticamente ho cercato proprio di dimezzare totalmente l'utilizzo di detersivi, ammorbidente, e sono andata e ho trovato dei prodotti che rispettano sia gli indumenti e quindi la pulizia degli indumenti, ma anche l'ambiente. E quindi avevo dedicato una serie di video apposta per riguardo a questi argomenti. Vi lascio il link sempre qui sotto nell'info box. E quindi io praticamente utilizzo il percarbonato di sodio e l'acido citrico. Allora, siccome ero stufa di trovare comunque confezioni con poco prodotto all'interno, in cui comunque erano sempre contenuti in barattoli comunque di plastica, ho trovato su questo sito delle confezioni da 1 kg, confezioni di carta, quindi per me è perfetto, così per un bel po' sono a posto. E ho preso questo, che è un po' spiegazzato. Comunque, questo è appunto il percarbonato di sodio. Il percarbonato vi può andare a sostituire un qualsiasi igienizzante e, per esempio, la candeggina. Come vi dicevo, è in una confezione da 1 kg ed è in carta, quindi è perfetto. Si può utilizzare sia in lavatrice che in lavastoviglie. Quindi questo è uno. Questo invece è l'acido citrico, che io utilizzo come sostituto dell'ammorbidente, e anche se in realtà appunto l'acido citrico ha diverse funzioni, si può utilizzare anche proprio per la pulizia della lavatrice, della lavastoviglie, fa anche da anticalcare e brillantante, quindi può anche essere utilizzato in lavastoviglie al posto del comune brillantante. Anche questa confezione di carta da 1 kg di prodotto, così anche con l'acido citrico per un po' sono a posto. Se ne volete sapere di più per fare una lavatrice il più green e naturale possibile, io, come vi dicevo, avevo girato una serie di video di cui vi lascio il link qui sotto, così potete avere qualche informazione in più. Poi, una volta che si superano determinate somme di spesa, vengono dati dei campioncini, vengono fatti scegliere dei campioncini. Io ho scelto questa maschera detox con basilico e canapa. Questa è del marchio Phytophilos. Poi ho preso questa crema corpo con ceramidi d'avena. Io ve li mostro, ma ovviamente non, sono cose che non ho mai provato. Questo è del marchio Nebbiolina. E poi per ultima un'altra crema corpo del marchio Apiarium. Questa è con burro di karité, aloe e miele. Poi all'interno vi arriva sempre in omaggio una loro copia del loro giornale. E con questo è tutto. Quindi fatemi sapere se avete trovato qualche prodotto interessante che magari volete provare anche voi. E io come al solito vi saluto.
Vi ringrazio per la visione. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di mettervi un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere nuovi video. Io vi ringrazio, vi auguro una buona domenica e ci vediamo, come al solito, al prossimo video. Ciao a tutti!